pronto per scolare. E io no. Te ora lo vai a schiacciare. Sì, perché deve... Si deve compattare. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Oggi è un video strano, caotico, perché verranno Burbuce e suo marito, ma suo marito non si vedrà, per aiutarmi a fare il formaggio in casa. Avevo 2 litri di latte di capra che non sto bevendo perché ho iniziato a bere quello di soia la mattina, e quindi mi dispiaceva non utilizzarlo. Ho detto: guarda, mi insegni, si fa il formaggio. Loro hanno il siero preso in Albania, che è di quello microbico, quindi è chimico, insomma, cruelty free, ragazzi. E niente, proveremo a fare questo formaggio, ma preparatevi al caos. Allora, Burbuce ha scelto la pentola e si sta versando il latte di capra. E Luigi sta mettendo a posto. Luigi sta facendo confusione. Come sempre. Allora, Buce dice che si deve scaldare un po', ma no, bollire. A bollire, ma se è latte fresco, sì. No, no, questo è a lunga conservazione. Però ci sono tanti tipi di formaggi, si fanno anche questi che non si deve bollire il latte, che si mette su e si fanno subito. E noi che formaggio si sta facendo? Si fa quello normale. Cioè? Quello tipo feta? No, feta, quartiola. Quartirolo? No, tipo questo. Mm. Ma ci va messo il sale o no? No. Va bene. È già salato. È già salato. Latte di capra. Un po' caldo questo. È caldo? E ora si spegne. Quando sistemassi. E che ci si fa ora? Si spegne, si mette il serio. Ecco la Buce col siero che ha preso in Albania. E questo è siero chimico, si è detto, vero? Sì. Sì, sì. Quello microbico, sì, quello. Ok, siero microbico. Una goccia di acqua. Vai, te fai, io ti giro intorno. Allora, un goccio d'acqua. Un cucchiaio. Questo, 2 litri di latte e 2 cucchiaini. 2 litri di latte e 2 cucchiaini di siero microbico. Sì. Ok. Da questo. E poi ti ci vuole un mestolo? Sì, però credo che basta. Lo fa anche con questo, perché credo che ci arriva. Ah, se no c'ho il mestolino in fondo. Di legno. Alla fine sì, no, che ci basta vuole. Con deve stare coperto ora per 2 o 3 ore. Si accende? Ah, va riacceso il fuoco. Certo, E che insomma, a te dai per scontato che io lo sappia fare, ma. No, si accende anche qui. Vai. Tutte le stesse. Un cucchiaio. Di legno. Quello che vuoi. Tieni. Tanto è buono. Si fa tagliare un po' così. Non è venuto troppo. Ha cagliato poco. Tutto poco, per via che dipende anche dai latte. Che... Ah. Che sì, è parzialmente scremato. Lo puoi appoggiarli in quel ciotolino. Questo? Sì. Okay. E quindi ora va portato a ebollizione? Ora va, sì. Ma sta venendo il formaggio. Ci vuole ancora un po'. E poi è tutto pronto. Spieghi allora come si fa per salarlo? Dopo. Per salare dopo, quando si scola, se lo lasci lì 2 o 3 ore, dipende, quello anche di più, quella, dipende dal tempo che ce l'hai te, altre cose da fare. Quando lo vedi che è già freddato, scolato per bene, lo metti in un piatto, gli metti un po' di sale sotto e un po' sopra, non se lo vuoi salato, no, se no lo lasci così, così com'è, senza niente. Ok, sta bollendo. No, che
Sta bollendo e ora è quasi pronto. Ah, non è ancora pronto. No, no, ci vuole ancora un pochino. Si capisce perché non è separato bene. C'ha quella schiuma così. Comunque si sente il profumo sopra. Si sente il profumo di formaggio. Sì. Ci vuole ancora un pochino, neanche 5 minuti. Grazie. Diciamo 5 minuti e poi basta, è già pronto. Bellino però, eh. Comunque ecco, vedi? Il formaggio fresco perché fatto così in casa è bellino. Sì. Poi è sai, bellino. Scegli il latte che ci vuoi, non scegli ci metti quello che ci vuoi. No, il latte si sceglie quello che vuoi te. Però allora, questo è di capra, quella te invece lo fai con latte di mucca. Io lo fo con quello di mucca fresco. Il mio. Si vede proprio bene la cagliata. Vedi, già pronto per scolare. E noi abbiamo preparato il colino. Si spegne. Con la garza. E questo? Si fa bagnare un pochino per non attaccare il formaggio. Così non si attacca. No, ce vuole l'hai, presine ce l'hai per una mestola. Preferisci il una mestola. Levo un po' liquido e poi lo okay. Metto tu. Quindi scegli un po' di liquido da solo. Sì, perché lo rovescio tutto. Levo un po'. Ognuno lo fa a modo suo? Sì, sì. Perché io a casa mia lo prendo tutto e butti tutto via insieme. Ognuno fa molto suo questo, no? Non è che c'ha soltanto una tattica e deve fare soltanto in un modo. Uno che ha voglia di fare, certo. Tutto il siero qua. Io l'ho fatto, per quello lo faccio anche ora, a volte, non sempre, però a volte si dice no, lo compro e via, non mi metto a fare. Si deve avere anche un po' di pazienza. Eh beh, sì. Ti posso aiutare o faccio no, solo il filmino? Se fai il filmino, non so dove fare, io poi me lo colo. Eccoci, il nostro formaggio. Formaggio fatto in casa. Ah sì. C'è anche qualcuno che li mette sale lì dentro. Ah, dentro qui. Dentro qui, però no. Io no. Te ora lo vai a schiacciare. Sì, perché deve... Si deve compattare. Che la calza l'hai fatto girare? Sì, l'ho fatta girare anche di sotto perché di avevo sotto. Paura che non ci stesse. Quello che fa il formaggio non va bene. Ci vuole sempre una tanta così, anche se lo lavi, poi lo lavi a mano con acqua calda, lo fai sciacquare. Certo. Ecco, ora mettiamo un peso sopra. E si deve scolare bene bene. Quando si è fredda lo pigli, lo metti in un piatto, non se lo vuoi salato, li metti un po' di sale sotto e sopra, non se lo vuoi così, lo lasci così. Ok, bisogna levarlo dalla pentola perché sotto c'è l'acqua, mi sa ancora. No,
No, no, non c'è nulla. Quindi ora ci devo trovare qualcosa di pesante da mettere, sì, sopra. Da mettersi... Anche una tazzina con acqua. Però si deve guardare un po' per non venire storta. Ah, per fare la formina. Ah, la forma, perché cade e poi viene storta. Ma scusa, lo vuoi mettere in quell'altro formaggera che avevo preso, che all'inizio hai detto non ti garbava? Che quella è parte. Sì, perché quella è... Questa era, vedi? Quella apposta proprio. Ora sì. Così. Comunque sì, con 2 litri di l'acqua, di latte ci vuole più piccolina. Sì, è grande perché ci vuole una più piccola per farne. Allora, poi ci si lamenta che il formaggio costa caro. Vada te, 2 litri di latte, tutto questo lavoro, tutto per fare questo per questo formaggino qui. Per fare questo. E se fai troppo?